Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo e oggi festeggiamo i 200 e più iscritti in meno di 3 mesi di tempo di apertura del canale. Vi ringrazio a tutti quanti per la fiducia. Come da richieste della community, per festeggiare questo importante traguardo, andiamo a vedere un po' di tattica. Ovvero, in particolare, parleremo dei famosi schermini. Le funzioni di queste unità, deputate a fare da schermo, a proteggere qualche cosa in termini di gioco, si può riassumere in quattro categorie, in quattro funzioni principali, più che categorie. L'unità di schermo vero e proprio, la funzione di protezione obiettivi, che è quella che probabilmente vi tornerà più utile in termini di gioco in questo momento, almeno in questa edizione. Lo schermo di unità sbarcate, lo schermo di unità imbarcate, cose molto interessanti che si possono fare avendo a disposizione unità da trasporto dal costo contenuto o comunque con la funzione di trasporto. Abbastanza economiche in termini di punti, laddove riusciamo a sfruttarli in grande numero, in termini di gioco. Iniziamo subito con l'utilità di schermo vero e proprio. Per quanto riguarda questo video, vado a utilizzare Tabletop Simulator per farmi vedere dei schemi di gioco. In particolare, la prima cosa che andiamo a vedere è la funzione di schermo vero e proprio. Come sempre, avremo un'unità molto importante che vogliamo proteggere, un'unità sacrificabile. Possiamo avere un'unità sacrificabile in termini di logica all'interno della lista, o semplicemente in quel momento l'unità è sacrificabile rispetto a quella più importante che abbiamo dietro, che vogliamo proteggere, e l'unità attaccante che il più delle volte arriverà eventualmente in attacco in profondità o banalmente potrebbe anche arrivare semplicemente con il movimento, e vogliamo proteggere l'unità dietro magari da una carica o da una fase di fuoco con un raggio molto contenuto. In questo particolare esempio, diciamo che, per come sono costruiti i modelli, vogliamo evitare che questa unità di Scarab Occult che entra dalla riserva, dall'attacco in profondità, carichi la nostra unità di Hellblaster. Semplicemente interponiamo con una certa distanza che può andare dai 4 ai 5 pollici, in questo particolare ho messo poco più di 4 pollici e vi vado a spiegare il perché. Un'unità in quel momento, o come vi dicevo, in termini di lista, sacrificabile. Questo è lo schermino propriamente detto, ovvero un'unità che si interpone dal danno potenziale che ci fanno le unità che vogliono andare ad aggredire un'unità sensibile, in questo caso gli Hellblaster. Diciamo che i Terminator sono entrati dalle riserve, dall'attacco in profondità, scusate. Diciamo che in realtà questa particolare unità potrebbe fare danno anche col tiro agli Hellblaster, ma diciamo che il tiro per una serie di ragioni non lo soffriamo troppo. Vogliamo piuttosto cautelarci dalla fase di assalto. Fase di assalto, i Terminator saranno costretti, qualora riuscissero, a caricare l'unità schermino. Una volta distrutta l'unità schermino, essendo che noi ci troviamo a poco più di 4 pollici dall'unità schermino, se anche il nemico distruggesse completamente lo schermino, potrebbe al massimo consolidare di 3 pollici verso di noi e non riuscirebbe ad ingaggiarci. Ok? Questa cosa ovviamente sul corpo a corpo è molto più utile.
Se banalmente ci troviamo di fronte un'unità che ha la keyword fly, possiamo metterci con l'unità schermino sopra o poco meno rispetto alla distanza di movimento dell'unità. Facciamo finta che questi Terminator siano delle unità che muovono di 9 pollici con la keyword fly. Siccome noi ci siamo messi, scusate, esattamente a 9 pollici o anche leggermente più avanti possiamo metterli. Loro, nonostante hanno la keyword fly, finiranno il loro movimento sopra le nostre unità e quindi non ci si possono mettere. Perché avendo la keyword fly possono sorvolarci ma non fermarsi sopra di noi, e quindi nella stessa maniera ci siamo protetti da eventuali cariche o fasi di fuoco sgradite grazie a un espediente di semplice posizionamento sul campo di battaglia. In questo caso stiamo parlando dell'utilità di schermo semplice, quindi utilità schermo vera e propria. Andiamo avanti e passiamo alla funzione di protezione degli obiettivi. Per la funzione di protezione degli obiettivi ho preparato quest'altro schema, quest'altra posizione di modelli. Come vedete, l'obiettivo che si trova al centro di questo insieme di modelli. Noi siamo sempre i Dark Angel e veniamo aggrediti da questa temibile unità di Terminator. Anche qui vogliamo evitare più che altro che il nemico si piazzi sull'obiettivo. Ok? Quindi che cosa facciamo? In particolare, vi faccio vedere come ho piazzato i modelli. In particolare, noi abbiamo un'unità con obiettivo sicuro posta sul retro. Sul limitare, diciamo, l'estremo opposto dell'obiettivo con obiettivo sicuro, un'unità schermo, e anche qui ho scelto un'unità qualsiasi perché questo si è ribaltato. Un'unità schermo che evita all'unità nemica di arrivare sull'obiettivo e che quindi, per una semplice regola di movimento, potrà muoversi solo fin qui avanti e non potrà andare sull'obiettivo. Se qualora resiste, tanto di guadagnato. Se si sposta sull'obiettivo, dovremmo avere, o comunque dovremmo premurarci di avere abbastanza modelli con obiettivo sicuro sull'obiettivo. O ipotizzando che l'unità attaccante, non è questo il caso, non abbia obiettivo sicuro, in questa situazione, in questo schema di posizionamento, l'unità, se anche distruggesse l'unità schermo posta davanti, non avrebbe comunque la possibilità di prendere l'obiettivo. Questo qui, ovviamente, se avete un'unità obiettivo sicuro contro obiettà, sì, contro obiettà, contro unità senza obiettivo sicuro, ovviamente è molto più semplice da realizzare. Se vi trovate contro un'unità con obiettivo sicuro, dovete mettere uno schermino al di là dell'area di controllo dell'obiettivo e probabilmente deve occupare tutta la zona davanti all'obiettivo e possibilmente anche un po' di più. Se è abbastanza resistente da resistere all'assalto o al fuoco del nemico, probabilmente avete comunque il vantaggio di avere più modelli del nemico sull'obiettivo. Nel caso, anche qui, di unità con abilità di assalto aereo con la keyword fly, regolatevi di conseguenza perché la situazione è bene o male la stessa. In particolare, l'obiettivo, sapendo che viene controllato a 3 pollici e che lui stesso è un'entità da un pollice e mezzo, ci dà la sicurezza che posizionate le unità, diciamo, sui bordi opposti di questo ipotetico cerchio, ci dà la sicurezza che l'unità aggredente non ha sufficiente movimento per poi spostarsi, scusate,
e aggredire o ingaggiare l'unità sul retro. La distanza sarà bene o male di 5, 6, 7 pollici, in questo caso 6, qui probabilmente qualcosa in più, sì, quasi 7 pollici, ovviamente. E questa è la funzione di protezione degli obiettivi. Questa è la funzione più importante proprio perché ovviamente voi volete cercare di tenere i vostri segnalini obiettivo rispetto alle unità aggressive o comunque alle unità da incursione del nemico. Ovviamente questo schema apre tutta una serie di cose. Quelle unità che possono fare tiro di reazione sovrapposto possono aiutare la squadra davanti. La squadra davanti da sola può fare un tiro di reazione che nelle giuste condizioni potrebbe fare danni sufficienti a distruggere il nemico, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti e passiamo alle unità schermo sbarcate, ok? Questa qui, come vi dicevo, in realtà è una funzione aggiuntiva, diciamo una logica di schermo che è semplicemente legata all'ingombro del veicolo che state giocando. In particolare io qui per enfatizzare questa cosa ho voluto mettere un Land Rider con dietro un'unità di Terminator che mantiene il controllo dell'obiettivo. L'unità assaltante o comunque l'unità aggredente in questo momento sarebbe un'unità di stirpe dei mille, ma immaginatevi una qualsiasi altra cosa di aggressivo. Semplicemente questa unità di stirpe dei mille deve fare 6 pollici e poi da qui altri 5 pollici quasi per cercare di arrivare nella zona di controllo specifica di questo obiettivo, quindi un sacco di strada per poi non stringere nulla, perché magari ci arrivate anche se siete obiettivo sicuro con un solo modello. Facciamo finta che l'unità che sta controllando in questo caso abbia obiettivo sicuro. Se anche riuscite con una corsa disperata a coprire questa distanza, probabilmente avrete un solo modello rispetto a diversi modelli. Quindi qui è l'area vera e propria occupata dal veicolo a bloccarvi la via d'accesso all'obiettivo che vi serve o comunque alla zona, all'unità anche qui che volete proteggere. In particolare, una considerazione che non tutti fanno è quella di non pensare in maniera, come diceva Doc, in maniera quadridimensionale. Se la vostra fase di movimento è la prima fase che viene effettuata in gioco, al di là della fase di comando, sappiamo che avendo questo veicolo in questa posizione, per quanto io possa muovere o per quante regole io abbia, a meno che non abbia una regola che mi permette di muovere nuovamente in una fase successiva, se anche il veicolo viene distrutto nella fase di fuoco, visto che l'unità aggredente può muoversi solo a più di un pollice da questo modello, ovviamente non c'è la possibilità che l'unità riesca ad arrivare sull'obiettivo o sull'unità. Chiaramente la cosa è un po' diversa se l'unità aggredente è un'unità abbastanza forte in corpo a corpo o semplicemente avete bisogno di arrivare in qualsiasi maniera sull'obiettivo, in questo caso non sull'unità, potete semplicemente muovere, ingaggiare e quindi fare un movimento di mediamente 7 pollici per ingaggiare il nemico, slittare, continuare a muovervi intorno all'unità ingaggiata, in questo caso il veicolo, e eventualmente riuscire a portare più modelli, possibilmente in questo caso con obiettivo sicuro rispetto a unità che non hanno obiettivo sicuro, più modelli sull'area di controllo dell'obiettivo. Quindi calcolate bene le distanze in fase difensiva su come e in che maniera posizionare il veicolo, perché se lo mettete e blocca più strada possibile e
causa al nemico più strada possibile per arrivare all'eventuale obiettivo e o unità che volete proteggere, ovviamente avete fatto molto meglio il vostro lavoro. Questo semplicemente perché la fase di carica permette sostanzialmente una fase di movimento aggiuntiva. In questo caso potrebbe essere un problema, soprattutto per la logica di controllo degli obiettivi. Passiamo all'ultima funzione, ovvero quella di schermo imbarcato. Anche qui parliamo di controllo degli obiettivi o perché vogliamo cercare di mantenere, diciamo, viva una specifica unità. Diciamo che qui dentro ci sono 10 bo cultisti, un'unità che ha una certa validità perché ha obiettivo sicuro, ma fondamentalmente è fatta di carta stagnola, ok? Diciamo che ci sta aggredendo anche qui un'unità che potenzialmente non ha obiettivo sicuro. Ovviamente io ho preso delle unità a caso per farvi questo esempio. So benissimo che la stirpe dei mille ha l'abilità obiettivo sicuro. Facciamo finta che non l'abbia. Se qui dentro ho 10 cultisti che ovviamente morirebbero in maniera abbastanza facile dal fuoco o dalla carica dell'unità che vi ho prospettato, semplicemente andiamo sull'obiettivo e rimaniamo imbarcati, perché a questo punto il nostro avversario è obbligato a fare una scelta specifica, ovvero si muove, distrugge il veicolo, esce l'unità e quindi l'obiettivo è comunque controllato dall'unità supervalida contenuta all'interno del trasporto, potrebbe non essere una buona scelta. Si muove sull'obiettivo, se ne frega di distruggere il trasporto e preferisce controllare l'obiettivo? Va bene lo stesso perché noi abbiamo protetto l'unità e quindi abbiamo ottenuto la funzione di schermo sull'unità che volevamo proteggere. Eventualmente, in una fase successiva di gioco, sbarchiamo, muoviamo qualcosa di pesante che possa uccidere o distruggere l'unità che ci stava aggredendo e l'unità era contenuto nel trasporto, prende il controllo tranquillamente dell'obiettivo. Tutto qui. Queste sono le funzioni, le principali funzioni delle unità schermino o delle unità che potete utilizzare come schermo di altre unità. Spero che questo breve video, ho cercato di mantenerlo il più corto possibile, possa aiutarvi in termini di gioco. Ci vediamo al prossimo contenuto video. Grazie ancora per le iscrizioni, grazie ovviamente per i commenti, per i like, grazie per la partecipazione. La vostra partecipazione mi permetterà di fare meglio o comunque di avere più visibilità e quindi di aiutare più persone a comprendere meglio il gioco giocato alla parte strettamente ludica di Warhammer 40.000 e ovviamente anche la parte hobbistica. In questo momento sono un po' fermo, viste le feste. Ci vediamo al prossimo video, al prossimo contenuto. Ciao ciao a tutti quanti.